Un premio Pulitzer a Casalmaggiore. Per la prima volta in Italia, Forrest Gander ha scelto di alloggiare a pochi passi dal centro, cuore pulsante della Fiera di San Carlo in questi giorni, ossia la foresteria Torrione, forse per vivere al meglio la città che lo ha ospitato. It's amazing to me how long È molto this bello per me area scoprire has been questa terra, che offre paesaggi agricoli e che mostra in particolare le persone del posto che interagiscono con l'acqua e la terra, e analizzare l'interazione dell'uomo con il paesaggio. L'Italia, in particolare non solo Casalmaggiore, mostra al meglio la stratificazione anche geologica degli insediamenti umani e come il paesaggio sia cambiato. Negli Stati Uniti è più difficile scoprire questo meccanismo che va indietro per secoli. Invitato da Giuseppe Romanetti, che l'ha introdotto assieme a Vittorio Rizzi all'interno della rassegna Stupor Mundi USA, Gander è originario della California e ha vinto nel 2019 il Pulitzer per la poesia. Discreto l'afflusso a teatro, considerando il tema non propriamente nazional popolare, anche se Gander stesso si è detto fiducioso perché tanti giovani stanno scoprendo i tempi più lenti della poesia per fuggire dai ritmi vertiginosi imposti dalla vita di oggi. Altro dato interessante è quello legato alla musicalità dei vari linguaggi che spesso sopperiscono alla traduzione vera e propria, mentre, come Gander ha rivelato, intervistato dal suo traduttore in Italia Alessandro De Francesco, gli Stati Uniti stanno mostrando un nuovo interesse a culture altre e diverse. Una crescita che ancora non si nota, ma che c'è se si considera che fino a pochi anni fa le opere letterarie non statunitensi sul mercato a stelle e strisce erano soltanto il 3%. Tema cardine, l'ecologia, intesa come ecologia ambientale, ma soprattutto della mente e delle relazioni, partendo da una figura molto interessante, secondo Gander, Eddie Caney. Sui licheni gli scienziati non sanno ancora molto. Si sa però che quando entrano in contatto con un'alga o un fungo perdono la loro proprietà e diventano qualcosa d'altro. Non tornano mai indietro, ma con questo processo diventano più forti. E questo è quanto dovrebbe avvenire per l'uomo, coltivando relazioni umane ed intime. È un tema cardine della mia poesia. How we merge and become something greater than ourselves in intimate relations.